il Consorzio della Ciliegia di Bisceglie, le tre maggiori organizzazioni agricole, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, quattro GAL a maggiore vocazione cerasicola, GAL Pontellama, GAL Seb, GAL Tulli Barsento, GAL Castel del Monte, con al loro interno paesi leader per la produzione di ciliegie come Bisceglie, Conversano e Turi, hanno presentato all'Hotel Sassello di Bisceglie i risultati delle ricerche condotte su ciliegio e duprace minori all'Università di Bologna, fra i temi trattati miglioramento genetico e innovazione varietale, sistemi di impianto e di copertura, sistemi innovativi di valutazione della qualità dei frutti. L'occasione è stata propizia anche per la presentazione del disciplinare di produzione della ciliegia di Bisceglie. Folle TV ha intervistato il direttore del GAL Pontellama Gianni Porcelli, il direttore GAL Seb Angelo Cirone e il direttore del GAL Trulli e Barsento Matteo Donicelli. Siamo in compagnia di Angelo Cirone, direttore del GAL Sud-Est Barese. Gli obiettivi di questo progetto? Ok, il progetto Ciliegie di Terra di Bari nasce innanzitutto da un'analisi che abbiamo condotto, e cioè che la cereasicoltura italiana, il 40% delle ciliegie prodotte in Italia, è prodotto in Puglia ed in particolare in una zona ben definita della Puglia, cioè in alcuni comuni del sud-est barese, in particolare Conversano e Turi, ma anche Acquaviva, Putignano, San Michele, e in un'altra zona del nord barese, nella provincia Bat, cioè prevalentemente a Bisceglie, Trani, Corato e Andria. E quindi da questo presupposto, cioè che la ciliegia può diventare il simbolo della terra di Bari, ci siamo messi intorno a un tavolo tra i quattro GAL, e cioè il GAL Sud-Est Barese, il GAL Città di Castel del Monte, Trulli e Barsento e Pontelama, insieme con le due province, la provincia di Bari e la provincia Bat, nonché cercheremo di coinvolgere anche la Camera di Commercio, per pensare a un nuovo modo di promuovere e valorizzare questo importantissimo prodotto della terra di Bari, e quindi la ciliegia. L'obiettivo è quello di accorciare la filiera e quello di andare a sostenere sostanzialmente gli agricoltori e l'agricoltura. Il progetto sulle ciliegie riguarda principalmente quattro GAL, esattamente il GAL Sud-Est Barese, il GAL Pontelama, il GAL dei Trulli e Barsento e il GAL le città di Castel del Monte, che si sono uniti, in quanto hanno aree nei territori del ciliegio, si sono uniti, dicevo, per proporre un progetto unitario di rilancio della cerasicoltura, mettendo insieme a sistema le risorse che hanno sulla promozione questi GAL e unendosi anche con le strutture pubbliche, parlo delle due province di queste aree, la provincia di Bari e la provincia di Bat, e parlo anche della regione Puglia e parlo anche dei PIF, dei progetti integrati, di alcuni progetti integrati di filiera che hanno interesse nella cerasicoltura. Si sono uniti per fare un unico progetto di promozione, di valorizzazione sulla ciliegia, che si interfacci con la grande distribuzione, con il mondo della conoscenza, della comunicazione nel ciliegio, per rilanciare principalmente i produttori. Ecco, questo è il grosso punto nodale di questo progetto, un progetto che mira a valorizzare direttamente i produttori in una sorta di filiera corta che si rivolge direttamente al mercato. Siamo in compagnia del direttore del GAL dei Trulli di Barsento, il signor Antonicelli. Le prospettive di questo progetto? Allora, il progetto sul ciliegio sono estremamente interessanti. Tenete conto che nel nostro territorio 5 comuni su 7 sono territorio di produzione di ciliegio. Nota la ferrovia di Turi, quindi di questo dobbiamo andare tutti quanti fieri, e naturalmente questo progetto è un valore aggiunto per il territorio, per la commercializzazione e quindi un valore aggiunto per il produttore. Grazie. Just too good to be true. Can't take my eyes.